Ciao amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Io sono Mindish Maui, ma potete chiamarmi semplicemente Maui. Sono una content creator digitale che tratta principalmente giochi come Genshin Impact e Honkai Star Rail, ma qualsiasi gacha su cui riesco a mettere le mani, ma anche giochi Nintendo e tanto tanto altro. Sono qua oggi perché, essendo una amante di Genshin Impact, non posso che parlarvi di questo nuovo gioco che è stato annunciato letteralmente il 24 di agosto, quindi si parla di qualche giorno fa, che potrebbe essere ufficialmente il gioco che potrebbe mettere in crisi i creatori di Genshin, perché sembra estremamente un gioco innovativo da tantissimi punti di vista, e sono qua oggi per parlarvi di Project Mugen, questo nuovo gioco annunciato all'improvviso, del quale fino a qualche giorno fa non si sapeva niente, che nel giro di pochi giorni ha fatto letteralmente il giro del mondo con il suo trailer, che adesso ci guarderemo insieme per mostrare anche a tutti voi che state guardando questo video cosa potrebbe aspettarci con questo gioco. Ci sono sia immagini ovviamente cinematiche che effettivamente il gameplay, che sembra estremamente interessante, quindi adesso ce lo andiamo a guardare. Ma prima di vederlo, mi raccomando, passate a seguirmi su tutti i social, in particolare sul sito Viola, dove mi trovate tutti i giorni in live, il pomeriggio alle 14 o la sera alle 21. Passate a seguirmi su Instagram per sapere tutte le novità tra live, video e tutto il resto, e per seguire anche per i miei cosplay a tema mondo manga, anime e videogiochi. E niente, vi ringrazio per essere qua con me oggi e godiamoci il trailer di Project Mugen. Eccoci qua. Allora, lo stile grafico mi ha ricordato tantissimo Tower of Fantasy per quanto riguarda i personaggi, ma posso dirvi che la cosa che più mi ha colpito, a parte il mondo, le ambientazioni sono fighissime e stramega popolate, ma aspettate di vedere le capacità di movimento. Ma Spider-Man be like, io scioccata, letteralmente. Sembra una figata, i personaggi anime sono uno dei miei crush, i miei punti deboli, quindi questi io già impazzita. Però guardate che fighe le ambientazioni. Questo mondo un po' appunto futuristico, street urban, fighissimo. Poi la mobilità, il giro col moto, le macchine, un po' alla GTA. C'è un mix di tantissimi giochi insieme. Qui vediamo un bel pool di personaggi differenti. C'è un concerto in cui ce ne presentano alcuni. Lei è bellissima, bellissima. Già waifu. Io non so se tutte queste immagini che vediamo fanno effettivamente parte di un'eventuale storia principale del gioco, però sembra veramente una figata sotto ogni punto di vista. Più avanti vediamo anche un pochino il gameplay di alcuni personaggi. Posso già dirvi che non è un combattimento a turni come Star Rail, ma è più una Honkai Impact, mazzate alla grande. E non si sa ovviamente se il gioco sarà gacha o meno, ma immagino pool di tanti personaggi possa soltanto voler dire gioco gacha, anche se ancora non è stato espresso. Viene definito un action RPG open world al momento. Il movimento, ecco il gameplay. Vediamo comunque personaggi che menano, questo è un eventuale burst, come vediamo ad esempio su Genshin Impact. Ci sono addirittura chi spara, c'è veramente di tutto. La bimba che va a giro con la moto, carinissima tra l'altro. Lui che, non so, telecinesi, picchia tirando macchine addosso alla gente, quest'usa lì yo-yo. Ci sono tantissimi stili di gameplay differenti, mi piace veramente un sacco come si presenta il gameplay, perché ovviamente poi c'è da vedere come sarà quando uscirà, e tra tanto, perché non abbiamo ancora informazioni per quanto riguarda date di uscita varie. Lei bellissima, altra waifu. Queste animazioni tra l'altro inquietantissime, queste mani giganti che acchiappano la gente. Ditemi se non mi sembra un anime. Io letteralmente, quando ho visto questa fase finale di scattottamenti vari, ho detto vabbè, troppo opening di un anime questa. Bellissimo. Project Mugen. Come vi dicevo precedentemente, al momento non si sa niente per quanto riguarda data d'uscita e tutto il resto, proprio perché il gioco è stato annunciato letteralmente qualche giorno fa, in seguito a Gamescom e presentazioni varie. Al momento, a distanza di qualche giorno, conta circa 500.000 persone registrate in attesa di maggiori informazioni. Nel sito troverete poco o niente, al momento ci sono soltanto appunto la possibilità di preregistrarsi e
il design di alcuni dei personaggi che abbiamo visto anche nel trailer. Vediamo Taffy, vediamo successivamente Bouncy, che è quella che stava sparando a manetta, poi vediamo Alan, che è il tizio che stava utilizzando gli yo-yo, vediamo Meccanica e per ultima Dila, quella che io ho definito super waifu, anche se ci sono un po' sopra, ma penso la vediate. E per ora le informazioni sono letteralmente queste, più appunto schedule delle news con news tutte bollate al 24 di agosto perché non c'erano news prima di quel momento, e poi scendendo ci sono alcune immagini in generale sul mondo che abbiamo visto nel trailer, che vi scorro molto velocemente per farvi un'idea. Del gioco si sa praticamente quasi nulla, io sono in estremo hype, non vedo l'ora di saperne di più perché sono veramente colpita da questo design, che non è niente di innovativo alla fine, se si pensa al mondo in stile futuristico. Sta anche arrivando Zealotzone Zero, sempre dai creatori di Genshin Impact, che comunque richiama un po' questo mondo futuristico, che vediamo anche in Honkai Impact. Però ci sono dei dettagli che mi hanno lasciato senza parole. Personalmente penso, da grande amante di Genshin Impact, che servano eventuali titoli che possano andare in qualche modo a spingere sempre più avanti la produzione di Genshin, perché se continua ad adagiarsi sugli allori, perché comunque i giochi intorno che provano a raggiungerlo non ce la fanno, finisce che poi si impegneranno sempre meno. E invece una concorrenza sana con tanti videogiochi che danno comunque un qualcosa di nuovo, nonostante possano avere anche delle meccaniche comuni, sono la base per dare a noi giocatori la possibilità di provare tante cose differenti che ci rendano effettivamente entusiasta di giocare. Quindi è quello che io provo guardando questo trailer, una modalità di movimento che è abbastanza innovativa. Ovviamente abbiamo visto Spider-Man, ma questo è un'altra tipologia di gioco che non aveva ancora menzionato un movimento così libero anche a livello aereo, quindi io sono estremamente estremamente emozionata. Non si sa altro, quindi per il momento alzo le mani, aspetto però a gran gioia oltre le novità. Fatemi sapere cosa ve ne è parso del trailer, se siete emozionati, se la trovate la solita solfa. Io vi devo dire, rispetto ad altri titoli che stanno arrivando in questo periodo, questo mi ha veramente in qualche modo accattivato. Devo vedere se poi è questo hype che mi si è creato con questo primo trailer si manterrà con i prossimi, quando avremo ulteriori informazioni. Nel caso, comunque, io sicuramente posterò altre notizie al riguardo, e sono abbastanza certa che quando effettivamente arriverà lo porterò sicuramente in live sul sito Viola, dove non dovete assolutamente mancare. Io vi ringrazio per essere stati qui con me finora, spero vi sia piaciuto questo video reaction al trailer. Fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare, se vi siete interessati al gioco, se pensate che lo vorrete provare o dite no, basta con queste cose, non ne voglio più avere a che fare. Fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!